31 anni e non sentirli, a Tre Ponti l'edizione 2015 della Crescia Matta è stato un successo annunciato. I volontari della cooperativa, guidati da Gino Bartolucci, sanno come accogliere al meglio le migliaia di visitatori che in queste quattro giornate hanno ascoltato musica popolare di livello. Un gruppo su tutti, l'orchestra Grande Vento, col biondo già del grande Casadei, che ormai con la Crescia Matta ha un rapporto fraterno. Mangiato le specialità gastronomiche locali e assistito a sfilate di moda con le ragazze di Miss Fano. Per noi Tre Ponti, piccola realtà, contadina una volta e oggi ancora comunque dell'entroterra campagnolo che, come dico io, fanese. Praticamente un grazie di cuore a tutti quelli che hanno partecipato, ma in particolar modo a tutto il mio staff che ha lavorato sodo, tre giorni importanti, comunque un grazie. L'appuntamento sarà per l'anno prossimo per la 32esima edizione. Parcheggio off limit tutte le sere quindi, e grande allegria come sempre. E poi quest'anno un evento nell'evento, il rinnovo del gemellaggio Mare Monti con gli amici di Ripalta e Tre Ponti, con tanto di scambio di doni e di buone intenzioni. Questa sera abbiamo celebrato un'amicizia storica tra il comune di Cartoceto e il comune di Fano. È ovviamente per me un piacere essere qua stasera a Tre Ponti, proprio perché da anni, da centinaia di anni, sin dal 1400, il rapporto di amicizia, di stima, di cordialità dura tra il comune di Fano e il comune di Cartoceto. A chiudere questa 31esima edizione della Crescia Matta, il tanto atteso appuntamento con i barzellettieri del concorso a Crepapelle, che fa sempre parte del programma, anche se si terrà venerdì 17 luglio prossimo, con 10 concorrenti che saranno presentati dalla allegra brigata di comici del San Costanzo Show. Già senti, te la sai il colpo di una patata fritta? No, è quella di prima, no? No, andare a farsi friggere! Armin già qui.